0, ben ritrovati. Siamo con Remo Ricci, imprenditore nel settore agroalimentare, per parlare, per capire quelli che sono gli ultimi provvedimenti del nostro governo a favore della ripresa economica, se possono bastare e soprattutto qual è la sua valutazione. Intanto Remo, ti ringrazio per la tua disponibilità verso Sport a chilometro zero. E il decreto liquidità lo consideri sufficiente per le imprese italiane? A livello di microimprese, il decreto liquidità tanto sbandierato dal governo Conte è poco più di una fregatura, perché praticamente viene messo a disposizione sì una piccola cifra, ma una piccola cifra che serve solo ed esclusivamente alle imprese per pagarsi le tasse e poco più. Mentre i bisogni delle imprese sono ben altri e quei bisogni lì è difficile che il decreto liquidità riesca a coprirlo, anche perché le banche sì mettono a disposizione i prestiti fino a 100.000 euro, dando anche il 100% di garanzia o il 90% in altro modo e il 10% che poi potrebbe essere garantito da Confidi, però questo 90% viene dato solo ed esclusivamente ad aziende solide, ad aziende che sicuramente in questo momento non hanno problemi di liquidità. Pertanto, se si dà una garanzia del 100% a un'azienda che comunque vada, la garanzia ce l'avrebbe comunque dalle banche senza bisogno di avere una garanzia dello Stato, io credo che cambi poco, perché le banche, e questo è chiaro, alle aziende che hanno anche una minima difficoltà e diventano praticamente vittima delle banche, perché le banche non concederanno mai un prestito anche se hanno il 100% di garanzia dello Stato. Pertanto viene fuori che questa è poco più di una fregatura, di un piccolo zuccherino per le aziende, che poi sostanzialmente in linea di massima non verrà poi rispettato dalle banche, come di solito succede quando viene messo a disposizione determinate garanzie, perché poi le burocrazie sono molto più alte di quello che poi viene previsto nei decreti legge, perché quando poi dopo si va ad estendere tutte le garanzie, determinate cose sono le più volte irrealizzabili per aziende che si trovano in difficoltà, che avrebbero bisogno veramente di questo decreto di liquidità. Perciò in questo momento io credo che Conte non abbia fatto come Gesù Cristo, che aveva fatto la moltiplicazione dei panni e dei pesci, ha solo adottato una strategia che poi dopo, quando verrà fatta applicare dalle banche, verranno fuori tutti quei cavilli che le aziende poi avranno milioni di difficoltà a poterli poi sciogliere, e pertanto molte saranno costrette a rinunciare a questo tipo di agevolazione. Lo Stato italiano ha dato garanzie per le imprese, ma le stesse chiedono interventi a fondo perduto. Ecco, qual è il tuo criterio che tu adotteresti in questa direzione? Io credo che lo Stato italiano, con questo decreto rilancio, dovrebbe pensare, ancora non so neanche se lo avrà fatto o meno, ma dovrebbe pensare, invece di dare contributi a fondo perduto alle aziende che poi non arriveranno mai, perché o arriveranno piccole liquidità che poi le aziende non gli serviranno tanto, potrebbe veramente pensare di eliminare le rate degli acconti e il saldo dell'IRAP, quello che di solito viene pagato a giugno. Solo forse in questo senso riuscirebbe un attimino a tamponare tanti problemi, in particolar modo delle piccole e medie imprese che ci sono in Italia. Perché se un'impresa riesce ad ottenere, come ho detto anche nel precedente intervento, un prestito da 25.000 euro, gli serve per pagare le tasse e poco più. Pertanto ha bisogno di qualcosa di più sostanziale
per poter riuscire ad avere una liquidità tale da risolvere in parte i problemi per poter tirare avanti, per poter continuare a tenere le serrande alzate, se no è il rischio per le aziende e per tutte le partite IVA, in particolare, come ho detto prima, per le PMI, le piccole e medie imprese, è quello di una liquidità che verrebbe ad esaurirsi troppo presto e esaurendosi troppo presto la liquidità, il rischio è di dargli una boccata di ossigeno per qualche mese e poi l'azienda comunque franare, perché è chiaro che con una piccola boccata di ossigeno, come lo Stato può in questo momento dare con questo decreto rilancio, si risolverebbero in parte piccoli problemi che poi dopo si riproporrebbero nel giro di poco tempo. Nel tuo settore, quali sono le regole d'oro per la messa in sicurezza del business e dei clienti? Noi fortunatamente operiamo in un settore dove questo periodo ha creato pochi problemi, anzi forse l'ha creati in maniera contraria, perché noi abbiamo dovuto tenere aperto e sopprimere tutte quelle esigenze, quei bisogni che il settore alimentare ha dovuto garantire in questo periodo del Covid-19. Chiaramente noi abbiamo dovuto raddoppiare i nostri sforzi per rendere necessario la messa a disposizione dei prodotti a tutti i nostri negozi che sono nella nostra filiera del lavoro. Pertanto, chiaramente il tipo di lavoro è stato molto più complesso rispetto ai periodi normali, e perché la gente, non potendo uscire dai propri paesi, e noi serviamo di solito negozi, piccoli negozi, piccole aziende che chiaramente rivendono nel proprio territorio, e là dove non ci sono supermercati ma ci sono piccoli negozi come quelli che serviamo noi, abbiamo dovuto supplire quell'esigenza che di solito non occorre quando la gente era libera, o come da ora, che la gente è più libera di spostarsi anche fuori comune per poter andare a fare le spese nei centri commerciali. È chiaro che, avendo dovuto tutti ricorrere ai loro acquisti all'interno dei negozi delle proprie piccole comunità, hanno raddoppiato il lavoro, e questo è stato importante perché hanno dato un forte respiro anche a quelle piccole aziende alimentari che si trovavano chiaramente in difficoltà, che in certi casi quasi si sono trovate al collasso. Però sarebbe importante che la gente che è stata in questo momento nei piccoli negozi, che riscoprisse veramente il valore di questi negozi di paese, perché questi sono chiaramente negozi a gestione familiare e sono negozi che veramente dovrebbero essere comunque aiutati, e la gente anche nei periodi normali dovrebbero adoperarli di più per poter chiaramente dare vita a loro, e nello stesso tempo avere anche sicuramente un prodotto di qualità migliore, perché a volte nel supermercato, in particolar modo con il prodotto ortofrutticolo, che non hai neanche la possibilità di scelta, mentre nel negozio ti fai dare l'articolo che ritieni migliore. Insomma, forse credo che il cittadino possa in questo periodo aver riscoperto l'utilità del negozio piccolo di paese. Come si sono organizzate le vostre associazioni di categoria per darvi una mano? Le associazioni di categoria anche in questo periodo, anche loro chiaramente hanno avuto il suo da fare, ma è un da fare che, come ripeto, è manifestato per la collaborazione con quei tipi di negozi che in questo periodo non hanno potuto tenere aperto e hanno dovuto sostanzialmente intraprendere le trattative per loro. I negozi della nostra filiera, quella alimentare e ortofrutticola, chiaramente non hanno avuto bisogno del sostegno delle associazioni di categoria. In particolar modo né per i negozi né per le attività ambulanti, in quanto in tutti questi periodi di tempo
solo pochissimo tempo hanno avuto problemi di poter lavorare le attività ambulanti, mentre i negozi hanno potuto lavorare per tutto il periodo, e credo che le associazioni di categoria si saranno dovute adoperare per quelle attività che hanno potuto riaprire solo da lunedì. Agricoltura, crisi e eccellenze del territorio, come sostenerle? L'agricoltura è una grande eccellenza per il nostro territorio, basti pensare solo alla fascia che va da Arezzo verso Fogliano della Chiana della Valditiana. È una fascia dove opera anche sostanzialmente il 70% dell'attività della mia azienda, è una fascia molto produttiva e va aiutata perché la provincia di Arezzo, tutta la parte agricola che è relativa a tutta quella piccola fascia dove c'è una produzione totale di prodotti ortofrutticoli e chiaramente c'è un sostegno nella parte agricola anche importante relativamente a tutta quella filiera che è legata al settore alimentare. L'agricoltura comunque a livello provinciale va aiutata nello sviluppo anche in altri settori, anche perché sì, è vero che, come ho detto prima, la Valditiana ha un grosso sviluppo agricolo, ma ci sono altri territori come il Casentino, come la Valtiberina, che hanno una valorizzazione diversa di prodotti e legata a produzioni limitate. Basti pensare, insomma, al prodotto delle patate, delle castagne, che possono riguardare i due territori, sia il Casentino che la Valtiberina, ma hanno uno sviluppo agricolo molto più limitato rispetto allo sviluppo agricolo che, come prima ho anticipato, possono avere avuto in questo periodo, cioè è da sempre, tutte le aziende agricole che operano nel territorio della Valditiana. Nel concludere la nostra chiacchierata a distanza, nel rispetto delle regole, quali sono le tue previsioni per il calcio dilettantistico che sicuramente rischia di perdere i suoi sponsor in maniera parziale? Che via d'uscita vedi? Lo sport dilettantistico in questo momento è un grosso punto interrogativo per tutti. Come sapete, io sono un appassionato di sport dilettantistico e ho dedicato gran parte dei miei anni a seguire la mia squadra del cuore, che è quella del mio paese, che è il Rassina, e sostanzialmente chiunque porta avanti lo sport dilettantistico, come ho fatto io fino ad oggi, ora l'ho un po' tralasciato per via dell'incarico che mi sono preso di fare il sindaco del comune di Castel Fognano, comunque lo seguo sempre in modo vicino e è molto difficoltoso la ripartenza per lo sport dilettantistico, perché questo periodo di fermo e chiaramente la paventata chiusura, lo stop, come è stato poi definito oggi da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio per tutti i gironi che partono dalla Serie D fino alla terza categoria, io credo che sia un colpo al cuore per questo tipo di attività, anche perché chiaramente dietro ci gira una certa parte economica legata agli sponsor e gli sponsor stessi, come si è parlato fino a questo momento, avranno delle serie difficoltà a poter continuare a finanziare questi piccoli sport a livello amatoriale locale, e pertanto si prefigura un periodo che sarà molto difficile a tantissime società dilettantistiche per poter ripartire, perché oltretutto non è neanche certo, a come si vocifera in questi giorni, una ripartenza anche sicura a settembre, mentre si rassicurano le ripartenze nei campionati di Serie A, di Serie B e di Serie C, perché chiaramente lì c'è dietro un certo business. Nei campionati inferiori chiaramente la ripartenza sarà veramente un grosso problema, anche perché se le squadre non trovano un sostegno da parte di qualche impresa, non sanno come poter tirare avanti. I costi per le società anche dilettantistiche
sono elevati perché solo ed esclusivamente i vestiari per i giocatori, la manutenzione dei campi, il rimborso spese ai stessi giocatori per poter venire a fare gli allenamenti, sono cose che incidono moltissimo nelle casse della società e ad oggi, dico la verità, è molto difficile che una società trovi quegli spazi che già aveva delle difficoltà a trovarli fino ad oggi nel futuro immediato. Perciò io vedo abbastanza buio ed ombre in una ripartenza tranquilla per questi campionati, in particolar modo per i campionati minori anche. Parlo io dei campionati di prima, seconda e terza categoria perché saranno sempre più difficili considerando che poi la terza categoria, in particolare in provincia di Arezzo, ha solo un girone con pochissime squadre e di questi passi veramente si rischia di perdere un po' tutto quel sistema calcio dilettantistico che fino ad oggi è anche stato una fonte di divertimento per molti di noi. Quest'ultima battuta di Remo Ricci, imprenditore nel settore agroalimentare, è davvero tutto. Ringraziamo Remo Ricci per la sua disponibilità verso Sport a chilometro zero e quanto ci hanno seguito fin qui. Grazie a tutti.